Ragazzi e ragazze, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su Pro Cycling Manager 2021 con la nostra carriera con il grande Pipino, fresco vincitore della Vuelta. Quindi abbiamo ottenuto il massimo risultato con già alla stagione 3. Direi che abbiamo fatto sicuramente un ottimo percorso, ovviamente in fase di preparazione, fase di inizio carriera abbiamo scelto come progressione, mi sembra World Champion o qualcosa del genere, quindi sapevamo che saremmo arrivati in fretta a alti risultati. Ci sta, perché chi non ha molto tempo a disposizione come sottoscritto può usufruire, diciamo, del massimo di questo gioco, partendo anche dal basso per arrivare al massimo in breve tempo. Vincere la Vuelta al terzo anno non è cosa da poco, essere competitivo già, a mio avviso, sia per il Giro che per il Tour alla stagione numero 4 è tanta roba. Persiste, mi sa, il bug sulla richiesta dei gregari, quindi lì purtroppo dobbiamo incrociare le dita. L'anno prossimo saremo in un team World Tour, si spera che questo porti i suoi risultati. Approfitto per ringraziarvi, per ricordarvi di lasciare like, iscrizione, importantissimo, condivisione di questo video. Stiamo crescendo tanto, sta avendo veramente un grande boost il mio canale ancora tuttora grazie a Pro Cycling Manager, soprattutto in quello che è un parametro molto importante per YouTube, cioè quanto tempo restate su un video, perché non è tanto importante quante visual fa, ma quanto tempo riesce a rimanere fermo lo spettatore su un video. E su un video di 10 minuti, scusatemi, di 20-25 minuti di media, restate fermi una decina, vuol dire quasi la metà, è tantissimo, e vi ringrazio. Ora però, bando alle ciance, siamo qui. European Championship Time Trial, quindi siamo alla crono dei campionati europei, arriviamo morti, con l'88% di forma, quindi male, siamo ancora però in picco di forma, quindi bene, non siamo... Comunque non ci danno addirittura, guardate, non ci danno tre favoriti, tanto è alto il livello di fatica. Ah, tengono però la redazione di X Giornale scommette su Affini, nostro compagno. Non c'è Ganna, perché Ganna, se vi ricordate, è caduto durante la seconda settimana, alla fine della seconda settimana della Vuelta. E quindi, anzi, forse proprio l'ultimo giorno della seconda settimana della Vuelta, quindi si è infortunato a questo punto. Spiace tantissimo non avere Ganna con noi. Dovremmo fare il massimo. Mostra caratteristiche influenzate dalla forma. Ah, guardate qua, non l'avevo visto. Le mostriamo allora. Diminuiscono. Caspiterina. Diminuisce solo di uno però in realtà, la crono ci porta meno uno, vabbè, magari con la forma giornaliera positiva riusciamo ad azzerare questa cosa. Via, non perdiamo altro tempo, perché oggi, signori, facciamo l'incetta di crono, faremo sia questa che il campionato del mondo, quindi ci daremo molto da fare. Ci vediamo direttamente in pista quando toccherà il nostro grande Pipino, capitano e alfiere della nazionale italiana. Ok ragazzi, già quasi sta per toccare a noi, mancano soltanto tre corridori prima del nostro Pipino, quindi partiremo subito. Mi aspettavo di partire un po' più in là, eravamo arrivati tra i primi 10 mi sembra l'anno scorso, non ricordo. Comunque ci hanno chiesto di arrivare tra i primi 15, un obiettivo realistico a mio avviso. Quindi, siamo pronti, dobbiamo dare tutto noi stessi, siamo a Trento, siamo in Italia. Quindi siamo assolutamente, eccolo qua Pipino, pronto. Abbiamo un più 2 mi sa di forma, siamo ancora in picco di forma, un più 2. Riusciamo a resistere al fatto che siamo stanchi. Pipino va, parte, partiti ragazzi, la viviamo insieme questa 25 km di crono. Vediamo un po' come si dipana il circuito. Con leggeri saliscendi, con leggeri falsi piani. Noi, vedete, Pipino sale già sui pedali. Pipino veramente vuole portare tutto se stesso
e vuole portare un grande risultato alla nazionale italiana, tant'è che alziamo notevolmente il ritmo a questo punto, non ci facciamo spaventare da una piccola salita, recupereremo piuttosto più avanti, ma vedo che a livello di resistenza Pipino non sta veramente lasciando nulla al caso, siamo 85 e ancora potremmo aumentare, non dico 89, ma no, direi che 80... 85 è il dato ottimale. 85 è il dato ottimale ed è un grande andare, eh? È un grande andare. Poi ripeto, magari comunque sì, essendo arrivati molto stanchi, qui puntiamo poco. Si spera di ripetere le gesta del campionato del mondo. Siamo comunque primi al primo intertempo, quindi molto bene. Le gesta del campionato del mondo senza, mi sa che non so se Ganna riesce a recuperare entro al campionato del mondo. Lì avremo grande pressione su di noi, perché arriveremo un minimo più freschi, ma proprio un minimo. Vediamo, vediamo, vediamo perché qui veramente Pipino si sta producendo in un enorme sforzo. Sente di avere la pressione negli occhi di tutta Italia, di tutta Europa su di sé. Sarà lui l'erede di Filippo Ganna? Oppure dovrà soccombere alle fatiche della Vuelta che sono appena trascorse 3 giorni fa, eh? Questo ragazzo 3 giorni fa era a Madrid a festeggiare un incredibile primo posto, al suo primo grande giro, subito vinto. Quindi, insomma, siamo tutti con te, Pipino, siamo tutti con te. Vediamo che siamo arrivati ai 3 km dall'arrivo, siamo in leggera salita, Pipini inizia a sentire un po' di fatica, dobbiamo tirare proprio un attimino e remi in barca, non più di tanto, va benissimo così, manca 1 km all'arrivo quasi, siamo al chilometro dall'arrivo, Pipini sta arrivando da tutto, Pipini da tutto, sforzo finale, passiamo primi, abbiamo dato solo 5 secondi a Vorobiev. Non so se questo possa bastare. Mettiamo per 8 e vediamo. I più forti devono partire dopo. Campaners ci scavalca di 7 secondi. Ah, c'è la miseria, veramente poco. Ah, che peccato se non riuscissimo a vincere per così poco. Kwiatkowski ci arriva secondo per 2 secondi. Jungels si mette primo e scavalca tutti quanti. Nei 14 secondi di ritardo sono veramente pochi, mannaggia. Questo mi fa ben sperare comunque per il campionato del mondo, ragazzi, perché se arriviamo un po' più freschi, questi ce li mangiamo. Søren Andersen si mette davanti, eccolo Van Aert che alla fine dà 25 secondi a tutti. Noi abbiamo comunque ottenuto il nostro risultato, Van Aert vince, era uno dei favoritissimi, ci ha dato soltanto 26 secondi, noi eravamo morti. Questo signore qui non ha fatto la Vuelta, noi sì, insomma, voglio dire. Vabbè, va bene, va bene. Non è un problema, ripeto. L'anno prossimo non faremo la Vuelta e poi vediamo chi canta alla fine della storia. Ci danno comunque un po' di punti. Siamo quasi arrivati a livello 21. Livello 21 ci sarà il prossimo bonus abilità, ma non aumento di statistiche. Ci vediamo qua. World Tour, signori, a Valkenburg. A Valkenburg, ragazzi. Ok ragazzi, eccoci qui, World Championship, siamo ai campionati del mondo, crono molto lunga da 44 km, quindi sono quelle crono che ti spezzano a metà. Ah, tra l'altro non è nemmeno completamente in discesa, quindi sarà molto complicato, molto complicato. Pipino comunque ha la forma ancora un po' bassa, 89%, non siamo più in picco di forma, non lo possiamo nemmeno attivare da qui, perché avevamo abilitato la funzione, ma per un 1% non la possiamo abilitare noi. Non c'è ancora Ganna, quindi purtroppo si è fatto male veramente. Anzi, vediamo se magari ce lo fanno vedere da qui. No, perché questi sono i nostri compagni di squadra. No, niente. Comunque Ganna non c'è ancora. Abbiamo grandi avversari. Ancora Van Aert è ovviamente favorito per vincere il campionato del mondo. Vediamo, noi abbiamo Bettiol, Mosnada e Affini con noi. Sobrero e Tiberi non sono stati convocati. Vediamo cosa riusciamo a fare. Inizio ad avere un po' di dubbi a riguardo, perché siamo comunque un po' più freschi, ma veramente di poco. Comunque sia le fatiche di una corsa a tappe come la Vuelta così ravvicinata non ha fatto bene.
Non mi pento però perché la vuelta l'abbiamo portata a casa e resterà per sempre nel palmarès del nostro grande Pipinio. Quindi va bene così. Proseguiremo l'anno prossimo, avremo diciamo vista su queste competizioni in maniera più chiara. Ci chiede di finire addirittura tra i primi 50 e partiremo quasi subito. Guardate, siamo piazzati veramente male, non capisco per questa cosa però. Eccolo qua, subito Pipinio. È già, siamo già noi ragazzi. Siamo già noi, quindi non perdiamo altro tempo. Abbiamo un bel meno 3. Partiamo. Oddio, povero Pipinio. Vabbè. Abbiamo un bel meno 3. Qua dovremmo andare di parsimonia. Mamma mia, meno 3. Il problema è che non era forma prevista negativa, quindi non potevo abilitare l'abilità, non potevo attivare l'abilità di avere comunque una forma positiva. Purtroppo non ce l'ha fatto fare. Dobbiamo assolutamente ridurre, perché 75 non è sostenibile. Io direi, qua possiamo permetterci un per due. Direi di sì. E vediamo se è gestibile un 70. Se no dobbiamo ridurre, mi sa. Però adesso stiamo andando molto bene. Ok, no, un 70 è assolutamente gestibile perché qua c'è stata una piccola discesa, qua una salita. Pipinio non legge il suo nome, un po' si dispiace. Qua proviamo a spingere un po' di più in salita. So che è complicato, Pipinio, so che è complicato e complesso, ma tu devi provarci. Passiamo terza, 10 secondi dal primo, in questo caso. È il primo intertempo, manca ancora così tanto. Però è strano che ci abbiano fatto partire così presto. Siamo arrivati terzi l'anno scorso, primi a pari merito. Vabbè. Ok, qua vedo che possiamo spingere un po' di più. Pipino si sente un pochino meglio. Vedo che anche Mosnada ha un bel meno 3, poraccio. Ok, ora si spinge, ragazzi. Ora si spinge. Noi teniamo sempre ben d'occhio la barra gialla e quella a scacchi bianconera per vedere se dobbiamo adesso ridurre un attimino. Dobbiamo decisamente ridurre, vediamo. Andiamo giù a 70. Profondere il massimo sforzo in ogni chilometro è il segreto delle crono. Non bisogna mai tirare troppo i remi in barca. Passiamo secondi a 17 secondi. Stiamo facendo una prova, credo, un po' bruttina, ragazzi. Non volevo dirvelo, ma non credo che faremo tanto meglio. Quello davanti a noi sta andando chiaramente peggio di noi. Siamo a circa 10 km dall'arrivo. Pipinio può spingere un pelino di più. Abbiamo portato a 75 il cursore dello sforzo. Siamo a 10 km dall'arrivo. Viviamo insieme questi 10 km. Proviamo a spingere, dai Pipigno, vola per l'Italia intera, ma non ce la fa. Questo meno 3 porta le nostre caratteristiche di crono a un bel 76, che in un campionato del mondo si fanno sentire. Qua dobbiamo tirare abbastanza remi in barca, se no non arriviamo in fondo addirittura. 5 km dall'arrivo. Leggera discesa ora che Pipino potrà sfruttare per recuperare un po' di terreno. Abbiamo l'ultima grande salita, grande sforzo, pendenze del 10%. Abbiamo l'ultimo chilometro in vista, siamo all'ultimo chilometro. A questo punto Pipino dai tutto. Pipino dà tutto e passa terzo. Wow. Dietro tanta gente, siamo partiti in pochissimi. Quanto la vedo brutta, quanto la vedo brutta. Mi sa che ci danno minuti, tanti minuti. Beh, ci hanno chiesto di arrivare tra i primi 50, ragazzi, vi faccio vedere. Quindi anche il nostro CT sapeva perfettamente, CT Davide Cassani sapeva che Pipinio era arrivato veramente finito a questa stagione, lunga, complessa. Però Mosnada è andata tanto peggio di noi addirittura, quindi vabbè. Egan Bernal è arrivato addirittura secondo. Complimenti a Bernal, wow. Ciclista completo. Vediamo chi si infila. Pedersen, primo. Noi siamo ancora quinti.
Ora sesti, si è infilato Askren davanti a noi. Ora settimi, Lewick. Campaners si piazza davanti, anche alla Philippe davanti a noi, scendiamo in nona posizione. È chiaramente un grosso passo indietro rispetto all'anno scorso, ma ripeto, siamo arrivati in condizioni totalmente diverse, quindi non lo vedo come una sconfitta, ma solo come semplicemente un, tra virgolette, passaggio a vuoto di Pipigno. Mi aspetto che Van Aert abbassi il secondo il tempo di Campaners di anche 1 minuto. Stiamo iniziando a scivolare in fondo, siamo quindicesimi, si piazzano un po' davanti. Tom Dumoulin prende la prima posizione, noi scendiamo sotto la ventesima. Van Aert si piazza primo, Sivagna si piazza secondo. Van Aert fa incetta, campione del mondo, campione d'Europa, anzi, campione d'Europa, campione del mondo. Complimenti a Van Aert, complimenti anche a Rémy Sivagna, o Civagna, non so come si dica. O si pronunci, perché è arrivato comunque 2 volte secondo, però bravo lui. Comunque, noi siamo arrivati alla fine in piazzamento al 22° posto, 1 minuto e 40. Guardate quanto male siamo andati rispetto all'anno scorso. Ma ci sta, è comunque una valutazione positiva che ci dà abbastanza punti per un punto abilità. Il prossimo livello possiamo fare una progressione. Qua e qua mi sfrego le mani. Abbiamo detto che aumentiamo il livello di allenamento. Tanto questo forza di volontà non lo stiamo mai usando. Rete di contatti va bene così. Potremmo anche abilitare osservazione 2, osservazione 1. Perché tecnica è già massimo. Potere furtività super leader non lo sto usando quasi mai. Abilitiamo allenamento così da avere un allenamento più omogeneo durante il corso dell'anno. E ora ragazzi, siamo arrivati in fondo a quest'anno. Abbiamo ancora Giro di Lombardia, la Parigi Tour e la Crono delle Nazioni. Allora, cosa vedremo? In Lombardia non so se lo vediamo. Probabilmente registrerò per i cavoli miei, quindi lo gioco e registro e vediamo un po' come va la situazione. Il Crono delle Nazioni, le Herbier. Lo giocherò da solo, 48 km, bella lunga. La giocherò da solo a questa la Parigi Tour. Credo che addirittura la simulerò. Non mi interesserà neanche vederla. Qua proveremo a fare bene qui, magari, a vedere se riusciamo a impartire uno scatto decisivo. Comunque, con la delegazione, poi ragazzi, poi si parte l'anno prossimo. Quindi noi ci vedremo in maglia DSM di già. Quindi vi dico già questa posso darvela come hint, come diciamo insight. Ci vedremo già nella prossima stagione con la nuova maglia, con il nuovo team e con nuovi obiettivi. Gli obiettivi li tracceremo a inizio anno nel prossimo video. Per quanto riguarda i risultati di quest'anno, ragazzi, abbiamo partecipato alla Vuelta, abbiamo portato a casa 1, 2 e tre affermazioni di tappa, ben tre affermazioni di tappa, ci hanno portate queste 3 vittorie e un secondo posto addirittura, quindi ci sono un po' di posizioni, 2 secondi posti, insomma, siamo arrivati tante volte vicini vicini, ci ha portato a vincere la Vuelta, a vincere la classifica scalatori, a vincere la classifica giovani e arrivare secondi a quella punti, quindi insomma, tanta roba, noni nella campionato europeo a crono, 22esimi quella del mondo. Altre vittorie, insomma, abbiamo portato a casa un bel bottino. Forse da qui si vede meglio. Abbiamo disputato ben 78 giorni di corsa. Ce ne sono soltanto un paio: Viviani e Van Aert. Scusatemi, Viviani e Van den Abele hanno fatto solo di più di noi. Vediamo. Abbiamo portato a casa 11 vittorie. Abbiamo dato veramente stacchi clamorosi a tutti gli altri. Queste 11 vittorie ovviamente comprendono le vittorie singole delle tappe, con anche tipo la vittoria della Vuelta, conta come una vittoria. Abbiamo aggiornato il secondo anno a 17 vittorie per il nostro Pipigno, iniziamo a questo palmarès a farlo funzionare. Mi spiace per questo bug, perché non abbiamo vinto la European Championship, ma abbiamo vinto la Vuelta.
vabbè, vediamo magari se si sistemerà. L'abbiamo vinto, però questo è veramente del campionato d'Italia per quanto riguarda la crono. Quindi, ragazzi, vi ringrazio di cuore. Ci vediamo alla prossima stagione. Pipigno pronto a vestire una maglia di World Tour, pronto a far vedere al mondo chi è e chi comanda. Vabbè. Alla prossima, ragazzi. Un bacione. Like, commento, iscrizione come al solito. E ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!